Elie Schlein, buongiorno a tutti, se la prende con la russa. Povero la russa, ma dai, ma su... Il caso la russa, in mia opinione, non esiste. La mia opinione, poi sarà la magistratura, di cui ho profondo rispetto, sarà la magistratura, quella come si deve, che vedrete che fra un anno, perché poi queste cose vanno alla lunga, intanto metti in mezzo le persone, poi fra 3 anni ti dicono che non è successo niente. Avete visto i genitori di Renzi? Li avevano accusati di essere degli imbroglioni, ma di quelli proprio assolti, anche in tutti i gradi di giudizio, assolti per non aver commesso i fatti che gli erano stati imputati. Volevano colpire Renzi, non sapevano come, hanno colpito i genitori, anni di fango, e poi si è arrivati alla conclusione e non hanno fatto niente. Sì, ma la loro reputazione e la loro dignità non è... come fai a recuperarla? Ci vogliono decenni, se poi ci riesci. Intanto li hai additati per anni come dei mascalzoni. Chiaro? Quindi il caso la russa, tu lo additi come un mascalzone, poi magari fra 3 anni ti dicono no, ma non è assolto perché non ha commesso il fatto. Ah, però me lo dici fra 3 anni, intanto le persone vanno a processo, eccetera, eccetera. Quindi io su Santanchè e Del Mastro ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi che quello che Del Mastro ha detto a Donzelli era segreto d'ufficio. La Santanchè non ha pagato le liquidazioni, è un dato di fatto. La Santanchè aveva 8 milioni di debiti con lo Stato, è un dato di fatto. Quindi su Santanchè e Del Mastro non saprei esattamente da che parte stare. Ma sul figlio di La Russa io mi sento... Ho questo presentimento che sto ragazzo non ha fatto assolutamente niente. Ho questo presentimento, poi sarà la magistratura, la nobilissima magistratura a vedere i fatti. Perché la Schlein si scaglia contro la russa? Perché? Dice che quella di la russa è una padre, è una mascolinità tossica da sradicare. Mascolinità tossica. Cosa avrebbe fatto di male questo Ignazio La Russa? Cosa avrebbe fatto di male? Beh, abbiamo Elie Schlein con il politicamente corretto ai massimi livelli, Chiara Valerio dall'altra, un mix alla francese. Concita De Gregorio proprio ieri diceva che non è proprio un personaggio di destra, Concita De Gregorio, dice che questo modo di fare, di questo politicamente corretto portato all'esasperazione, sarà quello che distruggerà la sinistra, che l'ha già distrutta. È il tema su cui la segretaria del PD e la scrittrice Chiara Valerio, collaboratrice di Unità e Domani, oggi a Repubblica, dibattono indirettamente sul palco della rassegna Testaccio Estate e strumentalizzano il figlio di La Russa e il papà, esponente di Fratelli d'Italia. Ma loro vogliono mettere tutto sul filosofico, allargando la critica ovviamente alla destra in generale. Dice che le parole di La Russa papà fanno un danno culturale. Disgustose parole. Beh, che cosa ha detto questo Ignazio La Russa? Ha parlato col figlio, visto che lo conosce da quando è nato, lo conosce bene, lo ha interrogato da padre a figlio, faccia a faccia, si è fatto raccontare tutto, per filo e per segno, e conoscendolo da 22 anni, da quando è nato, da pochi secondi dopo che è nato, dice: sono convinto dell'innocenza di mio figlio. Assolutamente convinto. Che non l'avesse mai detto. Disgustoso. Ma quello è il padre. Disgustoso.
La russa fa un danno culturale. Danno culturale. Il papà che parla col figlio perché è accusato di aver combinato una cosa molto grave. Il papà parla col figlio, dice spiegami bene, guardami negli occhi e spiegami bene. E secondo la Schlein la russa fa un danno culturale perché è disgustoso. E dice che questo governo continua a discriminare le persone. Discriminare le persone? Per quello che sono e per quello che fanno. E dice che l'unico modo per contrastare questa mascolinità tossica è sradicarla prima che sia troppo tardi. In questo paese va fatto qualcosa che non si è mai fatto. Un grande investimento nell'educazione alle differenze a partire dalle scuole. Oh mamma, cos'è che vuole andare a dire nelle scuole? Poi dice, c'è tutto. Nelle scuole devi andare a parlare di discriminazioni, di diritti, di coppie di tutti i tipi, insomma devi andare a indottrinare i bambini, a 5-6 anni gli devi andare a parlare di tutto, no? Perché questo governo, e questo la russa, ha una mascolinità tossica e va sradicata. Sapete che a me fanno un po' paura questi qua di sinistra? A me fanno un po' paura perché, insomma, mi sembrano, come si dice, degli estremisti, cioè estremizzano tutto, estremizzano il politicamente corretto, il papà che parla col figlio, dimmi cos'hai combinato, è disgustoso, è una mascolinità tossica. Se parlava la mamma col figlio cos'era? La femminilità tossica? Se parlava la nonna cos'era? La nonnaggine tossica, la papaggine, la cuginaggine, il vicino di casaggine? Non lo so, se tu chiedi a un ragazzo, spiegami, guardami negli occhi, guardami bene negli occhi, raccontami cosa è successo, sei mascolinamente tossico e devi essere sradicato il tuo comportamento perché sei disgustoso e fai un danno culturale. Ma a me sembrano davvero dei deliri. A me sembra davvero un delirio questo. Già non capisco il politicamente corretto. Lo posso capire fino a un certo punto, ma che tu oggi non possa più ridere per una battuta, non possa più ridere per un film, perché se tu ridi stai ridendo di qualcuno, di qualcosa, quindi è incorretto. Bene. Poi avrebbe detto anche si possono educare le persone come i cavalli, dice la scrittrice, ma si possono educare le persone insegnando a fare le domande. Vabbè, poi vi risparmio la scrittrice, per un'altra volta. Arrivederci a tutti e grazie.